25 opere. C'è qualcuno che è sopravvissuto alla lettura di tutto questo? Abbiamo, C'è qualcuno che è sopravvissuto e può dichiarare che è vero? Eccoci qua, tutti noi. Lei ha letto tutto questo? Sì, praticamente. Ecco qua. Perché è così pettente quando voglio avere il Ti vuoi chiamare tu? Sì, certo, abbiamo sul palco, abbiamo il richiamato di tre sere, dal terzo, secondo e primo. Sì, tutti insieme, vai. Allora, Alessandro Portelli, Sabina De Gregori e Franco Rizzi. Allora, è sparito il microfono. L'unico sparito il microfono, se l'ha sopportato giù. Lei ce l'ha preso due per ti dotto, guarda. Si è portato via il microfono. Stavo dicendo che sai che io sono comunista, ma più comunista che quando ero bambino cercavo di mangiarmi da solo. Cerco di capire dov'è il microfono. Che quelli due di prima erano molto bravi, ma guardavano il microfono. Cioè lui non funzionava, va bene, ci abbiamo qua. C'è anche questo. Perfetto. Allora, abbiamo una terna. Cominciamo dal terzo classificato, che è Alessandro Portelli, per l'editore Donzelli. Portelli è un grande esperto d'America, io ho letto altri suoi libri. America Profonda. America Profonda, è un grandissimo, bel libro. Qua era difficile decidere, vi dico subito, abbiamo discusso un po', poi ci abbiamo fatto dei ragionamenti, insomma... Il saggio meritato, lo studio sull'America, con premio Alfredo Franchini, che è un collega giornalista, eccolo qua, menzione professor Portelli. Allora, ci racconti in poche parole l'essenza del suo libro. Vabbè, che nel corso di 40 anni ho intervistato 200 minatori, contadini, braccianti in un posto degli Stati Uniti che somiglia sotto certi aspetti alla Sardegna, perché sono minime, sono montagne, una straordinaria tradizione musicale e poetica, e sono andato a cercare questa gente perché mi andava di America fuori degli stereotipi, ricordando il punto che poi, siccome la sovranità non appartiene alla classe dirigente ma appartiene al popolo, sono andato a cercare il popolo. Molto bene, viva il popolo! Grazie professore. Sabina De Gregori. Sabina De Gregori è venuta fuori un po' a sorpresa, che abbiamo deciso poi di fare una cosa un po' con il presidente. Prendiamo questo titolo, Bassi il terrorista. Cos'è? Bassi è un artista di strada inglese che è diventato famoso perché ha iniziato a fare delle incursioni nella serie più famosi del mondo, entrando in vestito e appendendo in tutta tranquillità le proprie opere. Quindi diciamo che entrava, non so, è entrato al Louvre, al MoMA, al Metropolitan e ad appese i suoi guardi, che erano delle copie esatte dei guardi che già erano esposti nella collezione permanente del museo, con delle piccole modifiche, come un condottiero dell'Ottocento con una bombetta spray in mano, piuttosto che una gentile donna con una maschera antigas sul viso. E in molte occasioni la sicurezza dei musei non si è accorta dell'aggiunta, diciamo. E a tutt'oggi è anonimo, nessuno sa chi sia, e le sue opere sono quotate, insomma, con dei prezzi molto, molto alti, e è un po'... sono andata sulle sue tracce senza riuscire a... capire chi è. Bene, consegno il premio a Cristiano Alziator. È la prima, non importa che consegna il premio, bellissimo applauso. E il primo classificato che ci introduce poi in un filo ideale di questo premio è il professor Franco Rizzi, dal titolo Mediterraneo in rivolta. L'editore del Buon Castelvecchi consegnerà il premio al sindaco Massimo Zetta, insieme al presidente della giuria, che in realtà parlerà soltanto un po'. E insomma, Rizzi, ci racconti? Allora, facciamo un po' tutto insieme. Allora. Senta, aspetta, ho già capito che Zetta è un pragmatico. Rizzi. Io mi sono sempre occupato di Mediterraneo.
circa 30 anni, e in questo libro, non so, ho cercato di capire cosa c'era di nuovo nel Mediterraneo, perché credo che il Mediterraneo, così come l'abbiamo immaginato, così come l'abbiamo classificato anche, è un Mediterraneo che deve essere rivisto, nel senso che le nostre categorie mentali che hanno fatto sì che si parlasse troppo facilmente di esportazione della democrazia, di scontro di civiltà, oggi non è possibile più avere questo tipo di logica per interpretare questo Mediterraneo. Non è possibile più perché ci sono stati dei giovani che hanno manifestato, sono riusciti a cacciare dei detenuti che stavano a potere per anni e anni con le loro mani toccate e con l'aiuto evidentemente dell'UE. Un'altra piccola cosa voglio dire su questo libro, io sono uno storico, quindi faccio un mestiere di storia, ma credo anche che sia estremamente importante, e non può fare un romanzo storico, cioè nel senso che è un'altra cosa, ma credo che sia importante anche per questa disciplina riuscire a parlare a cuore soprattutto dei giovani, io vedo nelle mie università come i giovani riescono a emozionarsi quando si esce un po' fuori da questa cornice troppo accademica. Quindi non posso che essere contento di questo premio, contento che me l'avete dato. Non ci conosciamo. Davide, non ti conoscete, siete sicuri? Non ci conosciamo. Lei non conosce quel uomo? Ma conosce a me, però non conosce a me. Non ci siamo mai conosciuti. Io la saluto anche lì. Ah, la pastita. La saluto, ma non mi ricorderai. Ah sì, ricorderai? Ma non è che mi dici che io non lo saluto? Perché mi ha detto saluta con la gente di giornale? E lei dice, sono un sacco. Ma lei è convinto di tutto questo? Io sono convinto. Perché io finirei con un applauso su questa situazione. Grazie. Grazie.